Buonasera, la politica in primo piano con l'elogio di Michele Emiliano a Matteo Salvini, protagonisti della terza serata. Si è chiusa la piazza Celia Messapica. Alla fine Berlusconi ha atteso in videoconferenza ha dato forfè, c'era invece il leader della Lega Matteo Salvini via Skype, c'era in presenza il governatore di Puglia Michele Emiliano e se il primo si è detto pronto per guidare un governo da primo ministro, il secondo, ricordando gli anni della DC, ha persino elogiato l'ex ministro nel suo sforzo di delineare la guida del paese. Io vedo nelle tue parole, se tu mi permetti questo piccolo commento, un grande sforzo, uno sforzo che io, se nel mio piccolo, voglio incoraggiare, stai cercando di trovare una lettura di questo paese e mi aspetto che i tuoi consigli, i tuoi incoraggiamenti, perché so che la onestà intellettuale l'hai sempre avuta e continui a mantenerla. Quindi bocca al lupo e buon lavoro. Fantastico, notiziona da Ceglie. Penso di aver dimostrato di portare avanti con onestà, coraggio e competenza quello che avevamo promesso di fare. Se gli italiani lo vorranno, io mi sento assolutamente pronto. Per il momento lavoriamo per dare risposte su quello che c'è domani, quindi scuola, lavoro e salute. Si chiude così l'edizione 2021 della piazza, organizzata dal direttore di affari italiani Angelo Maria Perrino. A lui il merito di aver costruito negli anni e per gli anni un evento capace di regalare titoli, discussione, contenuti, giornalismo. Non solo ospiti di fama e di una certa importanza, ma anche ragionamenti e discussioni sul futuro del paese che sono stati ripresi dai telegiornali, dai giornali e che stanno suscitando dibattito. Quindi sono molto soddisfatto, la piazza cresce e diventerà patrimonio di questa città anche oltre la mia persona, rimarrà la piazza di Ceglie per, spero, per i prossimi decenni. Il vicepresidente della Camera Ettore Rosato dalla piazza di Celia Messapica spiega le strategie di Italia Viva in vista delle prossime elezioni amministrative. Se l'ex ministro Francesco Boccia aveva stimolato il leader pentastellato Giuseppe Conte a promuovere alleanze giallorosse in vista delle amministrative, Italia Viva si tira fuori per voce dell'onorevole Ettore Rosato da accordi predefiniti, puntando invece sulla lettura e sullo studio di ogni caso, di ogni territorio. È necessario che in ogni città si costruisca un'alleanza che sappia dare una risposta a quella città, a ogni comune, a ogni comunità. Le idee che si possa decidere a Roma, i candidati sindaci, delle periferie, delle città, delle regioni, un'idea sbagliata che con noi non troverà mai risposta positiva. Insomma, per il vicepresidente della Camera dei Deputati, ospite di Angelo Maria Perrino alla piazza di Celia Messapica, bisognerà valutare caso per caso e bisogna anche dare merito ad un governo, quello guidato da Mario Draghi, che ha competenza e credibilità. Qual è il suo giudizio fino a questo momento del governo Draghi? È un grande Draghi, è una grande personalità che sta dimostrando di essere un ottimo politico, raffinato, intelligente, conoscitore dei problemi di questo paese, che è un interlocutore internazionale straordinario. Si vede che il ruolo del nostro paese è completamente cambiato. Dopodiché ha messo su una squadra di governo che sta dando delle risposte. E Stefano Minerva, sindaco uscente della città di Gallipoli, ha ufficializzato la sua candidatura con circa 12 liste a supporto. È la prima volta dopo 20 anni che un'amministrazione riesce a concludere il mandato e il segno del rinnovamento, del ricambio generazionale e delle tante forze positive che si sono unite a questa coalizione. È la prima volta dopo 20 anni che un'amministrazione della città di Gallipoli porta a termine il proprio mandato. Lo ha fatto Stefano Minerva, sindaco uscente, che nella sala esagonale del castello di Gallipoli ha ufficializzato la sua candidatura tentando il bis con 12 liste a seguito composte da giovani, volti nuovi della politica ma stimati in città e poi professionisti come medici e avvocati. Il fatto che tante persone hanno scelto di stare accanto a noi è un buon punto di partenza e un buon segno. Il programma è fondato su alcune parole chiave, Gallipoli è una città poetica, è una città rigenerata, è una città che abbiamo reso dinamica, molte cose le abbiamo già fatte, altre saranno fondamentali per il proseguo, dalla partecipazione alla portualità, alle piste ciclabili e quindi alla mobilità e alla viabilità cittadina, queste sono le caratteristiche principali, i temi principali su cui
noi continueremo a metterci la faccia e a impegnarci con il nostro lavoro. Per Minerva sono stati anni di duro lavoro, soprattutto per la doppia fascia indossata, oltre a quella di primo cittadino, anche quella di presidente della provincia. Il presidente della provincia è stato un regalo fatto alla città di Gallipoli, e il fatto che tutti i sindaci abbiano scelto il sottoscritto per guidarli vuol dire che hanno avuto fiducia e hanno guardato con interesse al lavoro fatto nella città di Gallipoli. Ai gallipolini cosa vogliamo dire? Perché votare Stefano Minerva e le sue liste? Perché ho dimostrato di restare la stessa persona che ero prima. La disponibilità e l'attenzione a tutti l'ho dimostrata giorno dopo giorno. Non c'è ora o persona a cui non ho risposto al telefono, non c'è persona con cui non mi sia fermata per strada a chiacchierare. Ho dato linfa vitale a questa città lanciando una nuova generazione nel protagonismo dell'attivismo politico e quindi delle scelte cittadine. Lasciamo la politica per la cronaca. Il GIP del Tribunale di Taranto, Benedetta Roberto, ha disposto la revoca della misura interdittiva per la durata di 12 mesi, ma anche del sequestro preventivo di beni disposti il 20 luglio scorso a carico di Rocco Monaco, amministratore della cooperativa Nuova Luce di Taranto. È stata disposta la revoca della misura interdittiva per la durata di 12 mesi e del sequestro preventivo di beni disposti il 20 luglio scorso a carico di Rocco Monaco, amministratore della cooperativa Nuova Luce di Taranto, e quanto deciso dal GIP del Tribunale Benedetto Roberto. La cooperativa si occupa, per conto dell'ASL di Taranto, di servizi a favore di pazienti disabili. Il provvedimento era stato emesso nell'ambito di un'indagine su una presunta truffa. L'azienda sanitaria, stando alle accuse del PM Antonio Natale, avrebbe pagato 237.000 euro alla cooperativa Nuova Luce per prestazioni sanitarie che non sarebbero state effettuate nei confronti di pazienti diversamente abili. I carabinieri del NAS avevano messo sotto chiave i beni della cooperativa per 237.000 euro, la somma che si ritiene incassata grazie al presunto raggiro. Dopo l'interrogatorio di garanzia, il GIP Roberto ha accolto la richiesta di revoca della misura interdittiva e del sequestro di conti bancari presentata dagli avvocati Eligio Curci e Luigi Nilo. In una nota dei ricorrenti si sottolinea che il giudice ha accertato la legittimità e la correttezza dell'operato della cooperativa Nuova Luce e del suo legale rappresentante Rocco Monaco per aver, come si legge nel provvedimento dello stesso GIP, sempre indicato correttamente le circostanze di fatto alla base delle richieste di compenso. Lo stesso GIP Benedetto Roberto inoltre ha ritenuto, conclude la nota, che sia fondata l'esclusione dell'elemento oggettivo del reato di truffa, che l'assenza del fumus dei reati contestati impone la revoca delle misure cautelari disposte. È scoperto a Mesagne dalla squadra mobile materiale esplosivo. Sarebbe stato utilizzato per compiere, si presume, un attentato. Erano nella disponibilità della malavita 2,5 kg di esplosivo di tipo C4 che questa mattina sono stati trovati in un casolare nelle campagne di Mesagne. La scoperta è stata fatta dai poliziotti della squadra mobile della Questura di Brindisi e dal personale del commissariato di Mesagne. L'esplosivo si trovava all'interno di un casolare. I poliziotti hanno chiesto l'intervento dei colleghi del nucleo artificieri antisabotaggio che, dopo aver esaminato la tipologia ma anche la pericolosità del materiale, hanno attuato i protocolli di messa in sicurezza. E ci sono ancora troppe ombre sul cadavere trovato sabato pomeriggio a Massafra. In attesa dell'autopsia, ecco le piste seguite dai carabinieri. A quasi 48 ore dal ritrovamento, troppi dubbi restano intorno al cadavere ai piedi del dirupo in contrada Chiancaro, nelle campagne di Massafra. Forse già domani il medico legale potrebbe eseguire l'esame autoptico fondamentale per le indagini. Innanzitutto servirà a confermare l'identità, perché seppure gli effetti personali del sessantenne Francesco D'Agostino, scomparso, erano a poca distanza, non c'è stato riconoscimento da parte dei familiari. Troppo difficile con la salma in quelle condizioni, il volto era praticamente mummificato. Pare non fosse una novità per lui indossare talvolta abiti femminili, ma perché si trovava in quel posto? Una discarica abusiva a cielo aperto, non proprio accogliente. Aveva un appuntamento con qualcuno o lì ci è stato portato dopo la morte? Quella cava è abitualmente frequentata da numerosi cinghiali. Sono stati gli animali a privarlo degli arti? Tutte le piste vengono battute in queste ore dai carabinieri. Intanto la comunità ai piedi della Murgia tarantina è sotto shock. Ciccio qui era simpatico a tutti, era conosciuto per i suoi numerosi lavoretti, tra cui quello del lavavetri. Cortocircuito innesca incendio in un appartamento a Lecce, ferito il proprietario di casa.
Ci sarebbe un cortocircuito di un frigorifero all'origine dell'incendio che si è sviluppato domenica a tarda sera in un'abitazione al piano terra di via Mario Nacci a Lecce. Ad avere la peggio è stato il proprietario di casa, un giovane dello Sri Lanka da anni residente in città, che ha riportato ustioni in varie parti del corpo, soprattutto al torace, ricoverato all'ospedale Vito Fazzi di Lecce per una mancanza di posti letto nel centro grandi ustioni del Perino di Brindisi. Illese le altre persone, una decina in tutto, che occupavano due appartamenti al primo piano. In un caso a liberare gli occupanti sono stati i vigili del fuoco che con una scala mobile hanno raggiunto il terrazzo dove si erano rifugiati perché l'androne era stato invaso dalle fiamme. Una volta spente le lingue di fuoco che hanno danneggiato pareti e suppellettili, si è proceduto al sopralluogo dei caschi rossi per accertare con esattezza il punto di innesco. La zona è stata raggiunta dal personale del 118 e dagli agenti della questura di Lecce. È un agente di polizia nel reparto mobile di Padova di 58 anni, originario di Venezia, residente a Mestre, è morto ieri in ospedale per complicanze sopraggiunte in seguito al contagio da Covid-19 che avrebbe contratto mentre nel luglio scorso era in servizio temporaneo all'hotspot di Taranto. La struttura ospitava diversi migranti risultati positivi, lo riferisce il Movimento Sindacale Autonomo di Polizia che insieme al Sindacato Polizia di Stato aveva denunciato la situazione. Ad essere positivo al virus il 28 luglio e il 10 agosto era stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Jesolo. Ed ora le brevi da Taranto e provincia. L'arresto della batteria 12 delle cokerie dello stabilimento siderurgico Acciaierie d'Italia di Taranto in attesa del completamento degli interventi previsti dall'AIE non ancora attuati, conseguente alle giuste disposizioni del Ministero della Transizione Ecologica, non può tramutarsi in una sorta di lasciapassare per misure che diminuiscano l'efficacia di prescrizioni poste a protezione della salute dei cittadini di Taranto e dei lavoratori del siderurgico. Lo afferma Lunetta Franco, presidente di Lega Ambiente Taranto, aggiungendo che la diminuzione dei tempi di installazione del coke nelle altre tre batterie in funzione, che secondo fonti sindacali sarebbe perseguita dall'azienda, va assolutamente evitata. L'allungamento a 24 ore dei tempi di installazione del coke è una delle misure previste dall'AIA, fortemente voluta a suo tempo anche da Legambiente ed è imposta nell'ultimo piano ambientale. In prospettiva delle elezioni del comune capoluogo della provincia ionica del 2022, articolo 1 non farà mancare il suo supporto a sostegno del sindaco Melucci. Lo dichiara Massimo Serio, segretario provinciale di articolo 1 Taranto. Le vicissitudini politiche degli ultimi mesi di mandato ci vedono, scrive, assenti dall'attuale composizione della massima assise ionica, dove non abbiamo alcun rappresentante nel consiglio comunale, ma siamo al lavoro per le prossime elezioni amministrative del 2022, conclude. Il noto economista Carlo Cottarelli, su invito della locale sezione del Partito Repubblicano, sarà a Taranto mercoledì 1 settembre per presentare il suo ultimo libro All'inferno e ritorno, per la nostra rinascita sociale ed economica. L'appuntamento è alle ore 18.30 al Natilus di Viale Virgilio 2. Mani e voce, il tour di Gigi D'Alessio finalmente arriva a Taranto martedì 31 agosto. Alle 21.30 la rotonda sul lungomare ospiterà il grande cantautore, artista di successo a livello internazionale che nella sua carriera ha venduto 26 milioni di dischi. Un live piano e voce per l'estate 2021. È stato difficilissimo stare in silenzio e lontani, dichiara Gigi D'Alessio, che questo ritorno sul palcoscenico lo sente come un nuovo inizio, con l'emozione e l'entusiasmo di tutte le prime volte. E piove sugli impianti elettrici all'ex Ilva di Taranto. All'ex Ilva di Taranto piove sul bagnato, ma soprattutto sulle apparecchiature elettriche, a causa di un tetto del capannone ridotto a colabrodo e a condotte pluviali fatiscenti. Ma non soltanto, ci sono anche carcasse ed escrementi di piccioni sulle strade, un super lavoro sulle spalle di pochi. In queste condizioni si riavvia il reparto produzione e lamiere. A denunciarlo è l'Unione Sindacale di Base, che parla di una gestione dissennata e di mancanza di manutenzione. La fermata degli scorsi mesi, fanno notare, poteva essere utilizzata per migliorare la situazione, ma così non è stato. Si rivolgono ai responsabili del PLA 2 e quindi al capo area Cordisco, ai capi reparto Pasculli, Carone, Russo e Talema. Per l'USB Acciaierie d'Italia, avallata dallo Stato, ha messo su un sistema che aumenta le percentuali limite di incidente rilevante ambientale, sanitario e infortunistico. E si è svolto un incontro per quanto riguarda l'UTIN a Taranto. Vediamo di cosa si tratta.
La chiusura dell'unità di terapia intensiva neonatale dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto al centro di un incontro che si è svolto a Palazzo di Città e che ha visto protagonista il sindaco con il sindacato Unione Sindacale di Base e il gruppo Mamme e Donne Tarantine contro l'inquinamento, sollecitata attraverso una richiesta ufficiale al primo cittadino la riapertura dell'importante reparto del nosocomio ionico. Sì, il sindaco ci ha chiamato su nostro sollecito per discutere della questione UTIN e non solo, diciamo vorremmo fare il focus un po' su tutta la gestione della sanità tarantina e noi in questo momento non sembra delle migliori. Chiederemo di essere coerenti con tutto quello che la città di Taranto sta subendo dal punto di vista della sanità, una città che è in grossa difficoltà a seguito delle grandi industrie, una città che dal punto di vista sanitario invece dovrebbe essere il top, invece è, come dire, c'è una gestione che secondo noi è molto molto discutibile. E una task force di psicologi sarà attivata a breve nelle diverse strutture ospedaliere ioniche. 12 dirigenti psicologi e psicoterapeuti, una vera task force, sarà operativa negli ospedali dell'ASL Ionica per i cittadini che si recano in pronto soccorso o che sono in regime di ricovero. Un provvedimento che nasce da una grande sinergia tra l'ASL di Taranto ed il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. A darne notizia il suo consigliere Mino Borraccino. Quando si arriva all'interno del pronto soccorso e si ha il rischio, la paura di avere il Covid, oltre al tema del disastro dello stazionare in pronto soccorsi che spesso purtroppo sono sovraffollati per carenza di medici, e questo è un tema che attiene a livello nazionale, la mancanza di medici, al numero chiuso, un tema che bisognerebbe affrontare e superare, ma nello stesso tempo si crea anche il disagio psichico. Bene, avere un supporto, un ausilio all'interno dei presidi ospedalieri, da questo punto di vista noi pensiamo che sia un fatto importante per la salute psichica e quindi anche per la tranquillità del cittadino della provincia di Taranto. Insieme agli ospedali Santissima Annunziata e Moscati di Taranto, anche Martina Franca, Grottaglie, Manduria e Castellaneta saranno dotate di queste importanti figure professionali. Gli interventi seguiranno il criterio della continuità e della replicabilità. Ulteriori sviluppi nelle prossime ore. Ed è boom di partecipanti, sono 1500 i prenotati per la prova fissata per venerdì prossimo a Lecce per la facoltà di medicina. È un numero che ha sorpreso un po' tutti, anche gli addetti ai lavori della nuova facoltà di medicina che inizia il suo primo anno all'Università di Lecce. Saranno 1500 i partecipanti al test. Buona la prima, dunque. Nell'alto gradimento pesa anche la particolarità del corso che dà la possibilità di acquisire la doppia laurea medicina e ingegneria biomedica, conseguendo 24 crediti formativi universitari in aggiunta ai 360 previsti per la laurea in medicina e chirurgia. Per gli studenti extracomunitari è prevista anche una prova per la conoscenza della lingua italiana. Un grandissimo appuntamento, ma soprattutto un importante traguardo che dimostra quanto l'innovazione tecnologica anche in campo sanitario sia stata gradita da parte degli studenti, che hanno premiato la voglia di investire e la voglia anche di sperimentare dell'Ateneo Salentino, che si è lanciato in questa nuova avventura della facoltà di medicina con un successo praticamente già annunciato, quello dei 1500 partecipanti. A disposizione solo 64 posti per una facoltà che sembra essere già all'elite degli studi italiani. Ed ora parliamo del caso della discoteca chiusa a Castellaneta e c'è chi si interroga se il provvedimento sia stato tardivo. Quando il cantautore partenopeo Rocco Hunt è arrivato sul palco, la gente non si è trattenuta, tutti a ballare in piedi, festosamente, dimenticando però il buonsenso e soprattutto le regole anti-Covid. Ciò non è sfuggito alle forze dell'ordine, polizia e carabinieri sono intervenuti, notificando all'organizzatore una multa da 400 euro e disponendo la chiusura per 5 giorni. Un provvedimento tardivo per qualcuno, quello che ha colpito la nota discoteca di Castellaneta, episodio stigmatizzato nelle ultime ore anche dal giornalista Enrico Mentana. Serate danzanti che vedono la partecipazione di migliaia di ragazzi che non rispettano la normativa Covid, senza mascherine, senza rispettare il distanziamento. Assistiamo anche al silenzio assordante del sindaco di Castellaneta Giovanni Gugliotti, che da quando
Questa situazione è venuta alla luce anche a livello nazionale, non ha proferito parola su questi episodi che si sono ripetuti nei sabati precedenti. Tuttavia, la scia prodotta dagli organizzatori per il concerto non si richiede certo al sindaco, il quale dunque ha poteri limitati. Il primo cittadino di Castellaneta, Giovanni Gugliotti, contattato da Antenna Sud, spiega che i controlli di Polizia di Stato e Carabinieri non sono mai mancati e di questo si era già preoccupato in prefettura diverse settimane prima, nell'ambito del tavolo per l'ordine e la sicurezza. Ed ora le brevi da Brindisi e provincia. Continuano a migliorare le condizioni della donna mesagnese di 42 anni rimasta folgorata mentre faceva la doccia nella sua abitazione. Imminente ormai il trasferimento nel reparto di ostetricia dove si trova il figlioletto venuto alla luce con un parto cesareo mentre era ancora in stato di incoscienza. In occasione della ricorrenza dei santi patroni quest'anno le reliquie dei santi Teodoro e Lorenzo saranno accolte anche nell'ospedale Berrino per rafforzare simbolicamente la vicinanza nei confronti di pazienti e operatori sanitari. L'evento si svolgerà martedì 3 agosto dalle 10 alle 17. Sono 13 pazienti ricoverati per Covid all'ospedale Perrino, 8 sono in malattie infettive e 5 in pneumologia. Il post-Covid di Mesagne ospita 5 pazienti. È stato sorpreso fuori dalla sua abitazione privo di autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria, nonostante si trovasse agli arresti domiciliari. Un 49enne di Brindisi è stato denunciato per evasione. Ha violato l'obbligo di soggiorno cui era sottoposto, non presentandosi al comando dei carabinieri per la firma. Un 38enne di Torchiarolo è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Un 60enne di Torre Santa Susanna è stato denunciato dai carabinieri di San Vito per porto di oggetti atti ad offendere, perché nel corso di una perquisizione veicolare è stato trovato in possesso di un coltello a scatto lungo 17 cm e mezzo, nascosto all'interno di un vano porto oggetti e sottoposto a sequestro. La brigata San Marco e Brindisi celebra le loro nozze d'oro, 50 anni in pratica di permanenza dell'unità anfibia della Marina Militare nel capoluogo brindisino. Il 10 giugno 1971 il battaglione San Marco sfilò per le strade di Brindisi e prese possesso del castello di terra all'interno della stazione navale, venendo raggruppato con la terza divisione insieme a tutte le altre unità anfibie della Marina Militare. Nasceva così la leggenda del San Marco a Brindisi. Mezzo secolo di storia e un legame fortissimo con la città che verranno celebrati proprio all'interno del castello Svevo e poi nel porto di Brindisi dal 3 all'8 settembre. Con mostre, incontri pubblici e manifestazioni sportive, ma anche esercitazioni dimostrative sulle capacità anfibie di quella che è divenuta la Brigata San Marco e che ha dimostrato il proprio valore in operazioni internazionali di pace in tutto il mondo. Si comincerà venerdì 3 settembre con l'apertura al pubblico del Castello Svevo con una mostra fotografica sui 50 anni del San Marco a Brindisi e la presentazione del libro Noi siamo la Marina di Anita Fiaschetti. Nei giorni successivi sono previste una gara podistica e una serie di regate nel porto. Martedì 7 settembre ci sarà una mostra statica diffusa sugli equipaggiamenti, mezzi e materiali della Brigata Marina San Marco e una dimostrazione anfibia con l'impiego reale degli assetti della Marina Militare. Mercoledì 8 settembre le celebrazioni saranno chiuse dalla cerimonia di consegna del basco al corso di abilitazione anfibia e il rinnovo del drappo della bandiera di guerra del primo reggimento San Marco. Il programma delle celebrazioni sarà presentato giovedì 2 settembre presso la sala Federico II del Castello Svevo. Sarà l'occasione per conoscere quanto la storia dei fucilieri di Marina e delle loro famiglie si sia intrecciata in modo indissolubile con quella della città per mezzo secolo. Antenna Sud e il gruppo Distante sono media partner dell'evento. Ed ora facciamo il punto della situazione di bilancio sulla notte della Taranta. È stato un successo, tutto sold out, tanto spettacolo, la notte della liberazione, l'edizione numero 24 è stata così rinominata, la notte della Taranta. La manifestazione è iniziata con la pizzica della liberazione, un brano scritto dal maestro concertatore Enrico Melozzi, un inno che porta il ritmo della terra salentina, nato dopo i mesi difficili del lockdown. A seguire c'è stata poi la voce narrante di Albano che ha accompagnato per tutta la serata il percorso sonoro
di tutta la notte dell'Atalanta. Non sono mancati i grandi classici come Aria Cagipulina, perfettamente interpretato da Madame, un'opera meravigliosa riarrangiata dall'artista 19enne reduce dal Festival di Sanremo. Un concerto meraviglioso, come tutte le scenografie e soprattutto le voci sul palco di Melpignano. E allora adesso c'è già iniziata l'attesa del prossimo anno, quella verso la 25esima edizione della Notte dell'Atalanta. Periodo del Covid, però stiamo dando un significativo segnale di risocializzazione e di speranza, perché avete visto, è tutto, veniamo da 24 serate del festival in 24 posti diversi, sì, in 24 paesi differenti. E tutto nel rispetto rigidissimo delle norme Covid, però abbiamo avuto credo intorno ai 20.000 spettatori. Non è mai accaduto nulla, tutti tranquilli, per cui questo già ci fa ben sperare, al di là della notte dell'Atalanta. Vuol dire che pian piano cominciamo ad abituarci a convivere col Covid e a combatterlo. Era il nostro ultimo servizio, si chiude qui lo spazio dedicato all'informazione, vi auguro buona serata.